Non è un derby di Torino. Non è un derby di Torino se non si vince intorno al 90esimo. Beh, credo che ormai sia storia, ragazzi. Non so nemmeno più come spiegarla questa cosa, ma tant'è che i derby sono sempre così. Almeno storicamente, negli ultimi anni, sono fatti così. Io non so se stasera sarete soddisfatti oppure no. Io sì. Non sapete come la penso. Quando si vince, difficilmente si vince, poi arrivo qua e dico oh no, però Mimo, ma sono contento e basta. Però capisco che se a qualcuno non era andata bene la vittoria col Chelsea l'altro giorno, a maggior ragione non andrà bene la vittoria col Toro di quest'oggi. Voglio tirare fuori un po' di cosine prima, però, per capire tutti insieme che cosa è successo. Ah, ovviamente vi invito a scaricare OneFootball, il link per scaricarlo è gratuito ed è completamente qui sotto in descrizione. Fatelo, perché ci sarà il post partita da leggere, gli highlights della partita di stasera da vedere, anche se nel primo tempo non vedrete un tiro in porta della Juventus, e poi niente, e poi potrete rimanere aggiornati anche sulle altre partite che giocheranno questa sera. C'è l'Inter che gioca col Sassuolo, scaricatevi OneFootball. La Juve che parte bene, primo tempo, nei primissimi 10 minuti, una roba del genere, tanta roba, e poi il nulla cosmico, cioè tanta roba, poi in realtà mi ha fatto zero tiri in porta. Cioè, intendiamoci, su questo bisogna essere abbastanza onesti. Abbiamo avuto delle occasioni, però se non becchi la porta, con un McKennie che due volte protagonista e per due volte, tra l'altro Ken e McKennie, tutte e due le volte, due secondo me dei peggiori in campo in assoluto. Domani ne parleremo nelle pagelle, ma veramente male tutti e due. Oggi veramente male tutti e due, sia Ken che McKennie. Prendere lo specchio avrebbe potuto mettere in difficoltà il Torino. Poi nel secondo, fuori appunto un pessimo Ken, dentro un fantastico Cuadrado che cambia completamente la Juventus. Allegri torna al modulo che abbiamo visto in questi giorni, che abbiamo visto anche con la partita col Chelsea. Siamo andati ad impostare a tre, quindi abbiamo alzato Alexandro, abbiamo alzato Cuadrado, avevamo due esterni di corsa e di spinta, e infatti il primo squillo della partita è proprio di Alexandro, che impegna Milinkovic-Savic, che poi deve fare un paratone, se non ci fanno un paratone con noi non siamo contenti, e poi alla fine la risolve Locatelli. Abbiamo addirittura rischiato di vincerla con 2-0 con il palo di Kuhn, ma questo è un altro discorso. Una squadra che oggi ha saputo soffrire, soprattutto nella gestione del vantaggio nella fine, una squadra che ha perso tempo finalmente. Vedevo Cuadrado che spiega a McKennie cosa doveva fare, veramente McKennie oggi, ragazzi, non ha beccato una giocata, secondo me. Oggi malissimo, veramente tremendo, non so poi cosa ne pensate. Mi porto a casa una cosa principalmente da questa partita: clean sheet. Non abbiamo preso gol. In Serie A prendevamo gol da 30 anni. L'ultima volta che non abbiamo preso gol era il 15-18, stava iniziando la guerra mondiale. Quindi questa cosa sicuramente me la porto a casa. Una partita molto simile a quella del Chelsea, tranne appunto per il fatto che nel secondo tempo abbiamo giocato a calcio. Un'altra cosa che mi porto a casa è questa: il primo secondo tempo davvero efficace della stagione. Perché col Chelsea l'altro giorno è vero che segniamo nel secondo tempo e la vinciamo appunto nel secondo tempo, ma non eravamo stati bravissimi secondo me a gestirla, avevamo abbassato terribilmente il baricentro, invece oggi l'abbiamo addirittura alzato. Poi è ovvio che col Chelsea abbiamo segnato immediatamente, oggi invece è dovuto cercarlo il gol, quindi sono diversi i contesti. Però se fino alle prime partite dicevamo però prendiamo sempre gol e però giochiamo solo i primi tempi e i secondi no, inversione di tendenza nelle ultime due. Quindi sono cose positive, sono cose che dobbiamo segnarci sul calendario, sono cose che ci dobbiamo portare dietro. Poi il fatto che segni quel... stavo per dire fenomeno, non l'ho detto perché poi qualcuno magari si offende, perché poi non è vero, però posso dire quel fortissimo giocatore indispensabile, importantissimo, che ci serve come l'ossigeno per vivere, di Locatelli. Perché sono stato per tutto il tempo della partita a dire ma meno male che abbia Locatelli, non solo in fase offensiva, perché si butta a peso morto e para un pallone su un calcio angolo del Toro dopo che Chiellini perde l'uomo, quindi ci salva anche da un potenziale 1-0 per il Toro. Era stato uno di quelli che ci aveva provato nel secondo tempo con una bellissima azione orchestrata anche da Alexandro, che da un bel pallone all'indietro la caccia un po' alta senza beccare lo specchio della porta, e poi il gol, bellissimo. Bellissimo, tanto lo serve Chiesa. Oggi ce la risolvono Chiesa-Locatelli,
una giocata, basta una giocata a volte per vincere la partita se la squadra gioca la squadra. È da un po' che non tiro fuori questa cosa, eh. Allegri cosa ci ha sempre detto? Che cos'è una squadra? Una squadra forte, una squadra vincente. Qual è una squadra vincente? È una squadra che ha una buona organizzazione difensiva e che, se è brava a mantenere la porta inviolata, riesce a vincere grazie alle giocate dei giocatori più forti tecnicamente negli ultimi metri. Ditemi se non è la descrizione perfetta della partita di oggi il credo di Allegri. Una squadra che ha difeso bene, perché comunque il Toro, è vero che il primo tempo l'ha gestito lui, però adesso vado a leggere anche le statistiche complete su OneFootball. Il Toro ha fatto 12 tiri in totale, di cui solo 2 in porta, e la Juventus 10, di cui 3 in porta, prendendo anche un palo, alla fine con Kulusevski. Quindi è vero che non è stata la partita più bella del mondo da parte della Juve, ma è anche vero che c'è stato pochissimo Torino in tutta la partita per impensierirci. Quindi credo che sia giusto non aver preso gol. E se pensiamo che tra Chelsea e Toro abbiamo annullato molto bene gli attacchi degli avversari con una difesa che stava ballando terribilmente da un po' questa parte, io dico che è un passo in avanti. È un passo in avanti anche in mentalità e in consapevolezza. È un passo in avanti anche l'ingresso di Kulusevski, che entra col fuoco negli occhi. Finalmente un Kulusevski che entra con la voglia di vincere la partita e di cambiare la partita. Oggi i cambi sono stati indispensabili, sia Cuadrado che Kulusevski, perché hanno giocato veramente bene tutti e due. Io l'altro giorno ci pensavo, perché sono vecchio, sto invecchiando, sono del 92 e quindi guardo i calciatori che sono miei coetanei e dico: cari miei, anche voi iniziate ad avviarvi verso i 30. E quando ero ragazzino, avevo sui 20 anni, mi esaltavo con Dybala, con Pogba, con Morata alla mia Juventus, questi erano i giocatori principalmente, e quella coppia Dybala-Pogba veramente mi faceva impazzire, era una cosa che era più forte di me, sono sempre stato un fanboy di tutti e due. Oggi, devo dire la verità, quel ricalco io lo vedo in chiesa Locatelli, perché sono due giovani che giocano esattamente un attacco, uno centrocampo, iconici, che hanno quel feeling speciale, sono due gobbacci maledetti, come ho detto nella live reaction, sono due gobbi del cazzo, perché sono tutti e due due gobbi del cazzo, che ci fanno vincere le partite, che sono veramente juventini fino al midollo e che sono il nostro futuro. Dite voi se uno è più forte dell'altro, se Pogba è più forte di Locatelli, Locatelli di Pogba, Chiesa di Bala, di Bala, Chiesa, non mi interessa, questo non mi interessa, so per certo che loro sono il nostro futuro. Poi, se volete fare il terzo parallelismo, Morata, Moise, Kean, anche se Kean fino adesso dal suo ritorno alla Juventus non benissimo, però eventualmente. Quindi lo abbiamo sempre detto, giocatori giovani ce ne sono, o comunque, come dice Allegri, e mi piace quando dice così, meno esperti. Ah, alzo le mani se mi dici meno esperti, bravo Max, perché è giusto sottolineare che non è che siamo proprio giovani. Però a forza di sbattere la testa contro il muro, a forza di andare a finire le partite con quella noia di dire Dio santo quanti punti avevi lasciato per strada, Allegri ci ha detto 3 volte che c'era solo un obiettivo oggi: aggiustare la classifica. Ora l'abbiamo aggiustata, senza considerare il fatto che comunque il Toro, per quelle che era la potenzialità del Toro inizio anno e per quelle che era la potenzialità della Juve, era una squadra migliore il Toro globalmente fino adesso in Serie A. Il Toro, onestissimo campionato fino ad ora. E poi eccoci noi che pian pianino, con calma, testa bassa, china, senza sognare chissà che cosa, però col filotto di risultati utili consecutivi, Milan, Malmo, Milan, Sampdoria, Spezia, Sampdoria, non le so più, Chelsea, e oggi sono 6 di fila. Eravamo partiti che non sapevamo se potevamo mettere insieme i punti per salvarci, a quanto pare. Dai, che è così che costruiscono le cose anche a lungo termine, non dico per quest'anno, ma è così che si costruiscono.